Loro sono le finaliste della Final 8 di Coppa Italia. Loro sono Imola e Camedosson. Ecco dunque inquadrata l'assessore allo sport di Pesaro, che darà simbolicamente il calcio d'inizio. Pronti per la finalissima, ovviamente avvio. E adesso è veramente tutto pronto. Attenzione al passaggio sbagliato di Marzio. Bordignon, Marzio recupera e fa partire il contropiede. 3 contro 2, un altro errore di Marzio. Belsito, 3 contro 1, Came. Bordignon e il miracolo di Juninho. Ancora Vignoli. Si accentra Marzio, eccolo servito Marzio, una serie di finte, va col destro, palla che esce fuori di pochissimo. Marzio tiene il pallone in campo, gira per Rever Cortés, che ingaggia il duello con Bordignon. Rever Cortés e poi il destro di Castagna, deviazione di Siviero sul tiro di Cortés. Prende la rincorsa Belsito, scambia con Zvierkowski, ci mette la mano Juninho. Incespica sul pallone, ma la palla è ancora là. Rever Cortés sul secondo palo, dove arriva in ritardo Marzio. Crescenzo accelera il ritmo. Crescenzo, palla forte dentro. Belsito, deviazione di Lopez Escobar. E la Camedosson passa in vantaggio a 9:54 con il destro di Belsito. Per Rever Cortés, murato da un suo compagno di gioco. Lascia la conclusione a Rever Cortés, che colpisce il palo. Occasione clamorosa, ma c'è stata una deviazione di Vascello, dunque calcio d'angolo. Escobar, buon movimento del numero 5, che sbaglia però. Allora Bordignon con la punta, Juninho. Escobar. Rever Cortés, Marzio, ancora Rever Cortés col sinistro. Escobar va con il destro e poi suona la sirena, rischia qui l'Imola. Came, che aveva addirittura trovato il gol, ma il tempo era scaduto. Came in vantaggio 1-0, 9:54, decide la rete di Belsito. Per la ripresa del gioco, che inizia in questo istante con l'Imola che attaccherà da sinistra verso destra. Zvierkowski contro Vignoli, arriva Marzio. Zvierkowski, destro di Zvierkowski, Juninho. Castagna, la palla rimane lì. Occasione clamorosa per l'1-1. Vignoli. Rever Cortés contro Vavà. Rever Cortés se ne va. Marzio, Vignoli, si allarga Castagna, Marzio, fallaccio di Crescenzo, davvero un brutto fallo e doppio giallo per il numero 11, e qui può cambiare la partita. Escobar, doppio passo di Escobar, poi Barbieri, la palla rimane lì. Si accentra Escobar, Castagna non trova il varco, torna dietro. Dall'altra parte c'è Rever Cortés che perde campo, servito adesso. Attenzione perché può provare dalla distanza. Preferisce andare da Vignoli, ancora per Castagna sul secondo palo. Non riesce ad essere decisivo Lopez Escobar, più lontano che può Vascello. Le speranze dell'Imola di segnare un gol in superiorità numerica. Rever Cortés prova a far tutto da solo col sinistro, non inquadra lo specchio della porta. Rever Cortés, Vignoli con la punta fuori. Belsito addirittura controlla il pallone. Ecco che è rientrato il quinto giocatore, Zvierkowski va con il destro. Rever Cortés, Imola che si sta anche un po' innervosendo perché attacca ma non riesce nemmeno a trovare la porta. Vascello. In anticipo Escobar, ma anticipa anche Siviero. Allora chinellato in scivolata, Siviero, palo! Occasione clamorosa. Rever Cortés, 1 contro 4, perde il pallone. Siviero contro Escobar, Belsito può andare con il sinistro, Juninho. Escobar, movimento di Marzio, va con il destro, Vascello in due tempi.
Vignoli, centro per Castagna con la punta. Troppo bassi stiamo, sta dicendo Bellomo, che è una sorta di allenatore in campo, sta dando una mano anche a Silvio Rocha. Adesso sale il portiere di movimento con la punta, Escobar. Rever Cortés, Escobar, Rever Cortés, ancora Escobar con la punta. Rever Cortés, scorre il cronometro. Vignoli, Rever Cortés, forse la deviazione, è calcio d'angolo. Castagna, Vignoli, accelera il ritmo, Rever Cortés, Vascello, incredibile, poi doppio tocco di testa, è ritornato in porta Juninho, Chinellato, va, Chinellato al centro, manca l'occasione del 2-0. Vignoli, Marzio, il destro di Marzio, niente da fare. Juninho per Marzio, provvidenziale il salvataggio sulla linea di porta di Vavà. Juninho si continua a giocare, 3 secondi, 2, 1 e suona la sirena, la Camedoson batte 1-0 l'Imola grazie al gol a 9.54 di Belsito e può cominciare la festa perché la Camedoson vince la Coppa Italia di Serie A2 2015-2016, è la quinta squadra a vincere una Final Eight in questa stagione dopo il Pescara nella Serie A maschile, l'Isolotto nella Serie A femminile, la Aosta nell'Under 21 e ieri il successo della Tienese nella Serie A femminile non elite, la quinta Final Eight della stagione finisce alla Camedoson. Nel finale la lucidità non è così facile, arrivare al termine dei 3 giorni ed essere impiccati nel finale, anche la gestione del 4-3 in altre condizioni probabilmente non sarebbe stata così, anche se Came ha difeso benissimo, è stato bello, dobbiamo continuare su questa strada qui, siamo giovani, dobbiamo crescere. Sono molto felice io per loro, veramente, per me è una soddisfazione più che una felicità, però per loro che lavorano ogni giorno è quello. E dopo, io ti dico, sempre pensiamo nella famiglia, no? Che è la che sostiene quando noi siamo fuori, è la che sostiene quando noi siamo in... noi stiamo tanto bene, e la dedica è per loro che veramente sono i protagonisti di questa Coppa e per tutta la mia famiglia. Possiamo cominciare con la premiazione, iniziando con la terna, anzi la quaterna arbitrale, Michele Bensi di Grosseto, Antonio Sessa di Foggia, Gianni Maurizio Vecchione di Terni e il cronometrista è Andrea Sabatini di Bologna. Premiato Igor Vignoli come secondo giocatore classificato con la targa della divisione calcio a 5. I bianchi di mister Pedrini. Foto di rito per l'Imola che esce davvero a testa altissima dalla Coppa Italia. È Rever Cortés il miglior giocatore della Final Eight di Coppa Italia di Serie 2, numero 7 dell'Imola, arrivato in Italia quest'anno, ha già lasciato il segno in campionato. Lo mostra a tutti, ai suoi compagni di squadra e anche agli avversari che lo applaudono. Il problema è che noi, bueno, anche loro, no, per noi fisicamente di nuovo per si guarda le partite, grazie, abbiamo andato al 100%, anche questa no, però alla fine quando hai un gol indietro il portiere para, alla fine è difficile, no? La testa già non funziona come deve funzionare. È un'emozione assolutamente unica. E è bellissimo anche il fatto che io sono alla Came da 4 anni, arrivo dalla Serie B e pian piano siamo arrivati fino in A2 e pian piano siamo arrivati a questi traguardo qua che è stupendo, veramente bellissimo. Adesso festeggiamo e dopo pensiamo al campionato. Complimenti a Silvio Rocha e a tutto il suo staff tecnico, tutti i suoi collaboratori per questo successo meritato della Camedoson. È il momento della premiazione, premia Antonio Dario, il vicepresidente della divisione, alza la coppa, Bordignon per la Camedoson che è campione della Coppa Italia di Serie 2. Scattano i festeggiamenti. E va in archivio un altro grande evento che vi abbiamo offerto qui sul canale streaming della divisione calcio a 5. È davvero tutto da Francesco Puma, Peppe Di Giovanni e Marco Calabresi, miei due compagni di viaggio.
a venerdì per un altro grande spettacolo. Grazie a tutti.